Gentili telespettatori, ben in visione qui su Canale 2 per questo derby tra Marsala 1912 e Mazara, che si gioca al Nino Vaccara di Mazara del Vallo con il Marsala 1912, squadra ospitante. Era già successo quattro stagioni fa, quando il Mazara aveva difficoltà a reperire un campo per via del rifacimento del manto erboso. Il Mazara giocò il derby in casa proprio a Marsala contro il Marsala, quindi la storia si ripete. Le due squadre arrivano a questo derby in maniera totalmente differente. Il Mazara reduce da 6 vittorie su 7 in campionato, in prima posizione seppur in coabitazione con l'Icata e Canicattia, un solo punto dal Sant'Agata. Il Marsala, che ha avuto invece un inizio di campionato, Marsala 1912, abbastanza problematico, prima affidato alle cure di Massimiliano Mazara, e adesso dopo qualche tribolazione la squadra è stata affidata a Giovanni Iacono, che però ha avuto dalla sua un calendario davvero proibitivo, avendo affrontato nell'ordine il Sant'Agata, il Licate e adesso il Mazara. Sicuramente Marsala, che ha bisogno di andare nel mercato di riparazione per rafforzare questa rosa, che comunque sulla carta ci sembra abbastanza forte. Pubblico non troppo numeroso, dobbiamo dire, qui allo stadio Nino Vaccara. Ci aspettavamo forse qualcosa di più in virtù proprio del fatto che il Mazara sia in testa alla classifica. Comunque queste le formazioni in campo. Il Mazara si schiera con Sissé, Rizzo e Giacalone, Urruti, Cipolla e Accardo, Caronia, Lamia, Messina, Concialdi e Settecase. Dobbiamo dire che la numerazione del Mazara è quella, insomma, di nuova generazione, con i numeri personalizzati. Ciò rende un po' problematico forse il lavoro da parte del telecronista. Comunque in panchina ci sono Basilicò, Baiata, Bilello, Virgilio, Modù, Rosella, Boyang, Vara e Curseri. L'allenatore è Pietro Tarantino. Il Marsala invece 1912 si presenta con la numerazione classica in maglia azzurra, come consuetudine. La squadra, la formazione mandata in campo da Giovanni Iacono è quella con Malteso, Lobu e Camareri, Di Peri, Battipiedi e Ciancimino, Ogdebor, Scarpitta, Scuderi, Domenico Messina e Sainé Sanyong. In panchina ci sono Spagnolo, Priola, Daguanno, Agate, Marino, Amarasco, Perricone, De Marco, Burgarella. L'allenatore, abbiamo detto, Giovanni Iacono. L'arbitro dell'incontro è signor Matteo Giudice di Frosinone. Gli assistenti sono Antonino Di Paola e Dario Testai di Palermo. Intanto si comincia subito con un'azione del Marsala, che per poco non va in gol proprio con Sainei, che da pochi passi forse non ha trovato l'attimo. Mazara distratto in questo primo minuto di gioco. Subito partita forte la formazione azzurra di Giovanni Iacono, con appunto Sainei che è andato vicino al gol. Riprende l'azione del Mazara, che come al solito, come predilige l'allenatore Pietro Tarantino, parte dalle retrovie con il passaggio per Messina, attaccato subito, conquista palla il Marsala con Di Peri, respinta la sua incursione, con le mani va Lobue. Schierata la difesa del Mazara, si muovono gli attaccanti, la palla va nella terra di nessuno, dove Giacalone un po' maldestramente, dobbiamo dire, anzi si trattava di Giacalone, con questi numeri insomma abbiamo qualche problema. Manda il pallone in calcio d'angolo, del primo calcio d'angolo della partita in favore del Marsala, ed è proprio Ogdebor che va a battere la palla, che sospinta dal vento termina dall'altra parte e riesce a mantenerla in campo poi Rizzo. La palla per Settecase, poi ancora lo scambio, il pallone ancora per Lamia, ancora Settecase, però anticipato da Ogdebor che sta giocando un po' su tutta la fascia. Ancora il Mazara in attacco, la palla verso Messina,
interviene ancora la difesa, ancora Ogdebor, poi il rilancio da parte di Ciancimino, ancora il Marsala però che va via in contropiede e viene atterrato Domenico Messina da Cipolla, ed è subito ammonito Cipolla per questo fallo intenzionale sulla ripartenza del Marsala. Prima ammonizione quindi della gara, quando sono passati appena un paio di minuti dall'inizio, con il Marsala che sta premendo sull'acceleratore. Siamo esattamente al quarto minuto di gioco. Calcio di punizione che sta per essere battuto da Cammareri, anzi dal numero 5 Battipiedi. C'è un nutrito gruppo di giocatori proprio sulla lunetta al limite dell'area di rigore del Mazzara. Battipiedi pronto per la battuta, cross basso che finisce per mettere in difficoltà Scarpitta, che comunque poi perde la palla. Il Mazzara si riporta in avanti, Messina alla caccia del pallone, anticipato ancora da Di Peri. In fallo laterale riparte ancora il Mazzara, un po' frastornato forse in questo primo inizio della gara, dalla partenza sprint del Marsala, che conquista ancora palla la formazione azzurra, ancora con Lobue messo a terra da Caronia. E ancora quindi Battipiedi che si incarica della battuta di questo calcio di punizione proprio nella metà campo. Parte il cross per Ogdebor, il colpo di testa è stato di Giacalone che ha messo in fallo laterale. Ancora Lobue verso Ogdebor e ancora Giacalone che non riesce a mantenere in campo il pallone. Fallo laterale in zona d'attacco per il Marsala 1912, seguito dobbiamo dire da pochissimi tifosi, quasi nessuno dobbiamo dire, anche perché sappiamo che ormai la stragrande maggioranza del tifo marsalese si è schierata a favore del Marsala Calcio, che milita in Serie D. Viene messo a terra ma non c'è fallo e quindi viene avanti ancora Giampaolo Giacalone, il suo esterno, tentare di servire Messina, ha commesso fallo su di lui proprio Ogdebor. Calcio di punizione per il Mazzara con Michele Settecase pronto alla battuta. Pallone indietro per Cipolla, ricomincia l'azione del Mazzara con Rizzo che non controlla. Erroraccio del numero 2 del Mazzara che regala palla al Marsala 1912. Dobbiamo dire che c'è un forte vento fin da ieri che disturba tantissimo le operazioni di gioco e in questo momento soffia a favore del Mazzara. Riparte Cipolla, il colpo di testa di Messina, con Cialdi viene messo in moto ma Cammareri molto attento, passaggio all'indietro per il portiere Giovanni Maltese, grande esperienza nel campionato di eccellenza. E ancora Pierino Concialdi che lascia l'incarico della battuta a Rizzo, poi c'è Caronia, il cross in area di rigore, Ogdebor allontana ed è ancora il Marsala che si distende. Attenzione che c'è Sainei che si avvia verso la porta, Sainei arriva davanti al portiere, il tiro e l'autogol di Cipolla, Marsala 1912 in vantaggio al minuto settimo minuto, Marsala 1912 in vantaggio con l'azione di Sainei, contropiede micidiale del Marsala, ci ha messo lo zampino Cipolla ma probabilmente sarebbe entrata lo stesso la palla. E quindi avevamo già registrato come il Marsala fosse entrato in campo con una feroce determinazione rispetto al Mazzara che ci è sembrato un po'
disinvolto, un po' leggero in questi primi minuti. E quindi Marsala 1912 in vantaggio. Vediamo come saprà reagire la formazione canarina con Accardo che scambia con sette case, già ancora sette case, viene fuori dal traffico, attraversa il campo in senso orizzontale, poi ancora Cipolla che sbaglia, ancora l'appoggio, il Marsala che va avanti con Scarpitta e il fallo ancora di sette case sul numero 10 Domenico Messina, davvero un peperino Messina, il numero 10 del Marsala. Protestano i giocatori del Marsala perché vorrebbero una ammonizione per sette case e quindi adesso il Marsala sembra avere la strada in discesa contro un Mazzara che fino a questo momento ci è sembrato al di sotto delle prestazioni precedenti. Ricordiamo che Pietro Tarantino, allenatore del Mazzara, è ancora squalificato fino al 31 di ottobre, ha preso posto in gradinata, quindi darà ordini naturalmente alla panchina probabilmente tramite telefono. Intanto c'è un calcio d'angolo, no, l'ultimo a toccare è stato Ogdebor sul contrasto con Giampaolo Giacalone, quindi si ripartirà dalla rimessa dal fondo con Lamin Sissé pronto al rinvio. Si sa che ha vinto ormai il ballottaggio con l'altro portiere Keita, che ormai crediamo non faccia più parte del Mazzara perché insomma non lo vediamo più da tempo, anche se non abbiamo ricevuto comunicazioni ufficiali dalla società, ma è sempre il Marsala a menare le danze con Messina, ancora Ogdebor, il cross pericolosissimo, attraversa tutta la luce della porta e poi viene messo a terra Accardo. Mazzara in grande difficoltà, dobbiamo dire, in questi primi minuti, non si aspettava probabilmente un Marsala così arrembante, pronto a ripartire con le due frecce Sainei e Ogdebor che stanno mettendo a dura prova i due esterni bassi del Mazzara soprattutto. Il Mazzara ancora a centrocampo, perde ancora il pallone Urruti e poi Ogdebor, è buono stavolta l'intervento dell'uruguaiano, la palla per Messina, ancora al contrasto che lo perde e quindi il Marsala con Ciancimino, anche lui ex l'anno scorso ha militato nel Mazzara. Sainei non controlla la palla, adesso Concialdi taglia il campo nel tentativo di servire sette case, viene perfettamente raggiunto in questa maniera Cammareri, poi ancora Sanyong che sul contrasto con Lamia cade a terra. Qualcosa da dire Lamia al numero 7 del Marsala ed è Rizzo l'arbitro giudice, va a redarguire un po' Lamia perché insomma aveva alzato di botto il giocatore del Marsala da terra, pronto per la battuta ancora a battipiedi, praticamente tutti i calci piazzati li batte lui, poi c'è stato questo tocco di Diperi ma l'arbitro non aveva ancora consentito la ripresa del gioco. Il cross ancora di battipiedi, la respinta, ancora battipiedi di testa nella zona di Scuderi, fallo da parte dell'attaccante del Marsala 1912. Pronto il Mazzara con Cipolla, poi Accardo e Concialdi. Porta a spasso un po' il pallone, cerca di servire sette case, la palla raggiunge numero 11 in questo momento, uno contro uno, si ferma, ancora Concialdi, il pallone viene mantenuto in campo
è pronto per il cross che parte in questo momento, la respinta di Ciancimino, poi sul pallone arriva Messina, non c'è fallo dice l'arbitro, e ancora Caronia all'indietro per Cipolla, poi ancora Giampaolo Giacalone, il Mazzara gira il pallone in difesa ancora con i due difensori centrali Accardo e Cipolla, poi ancora Concialdi verso Messina, anticipato la respinta, il colpo di testa ancora di Cipolla, ma c'è il fuorigioco da parte di Messina, calcio di punizione per il Marsala 1912 e Giovanni Maltese è pronto ad andare a battere questo calcio di punizione. Stoppa il pallone ancora Cipolla, anzi Accardo, ancora Accardo di testa, poi il Mazzara con Lamia, il lancio dalla parte opposta dove c'è pronto Cammareri per Sanieng, Sainei, ancora il Mazzara che cerca di sfondare, ma il Marsala si chiude bene quando arretra nella propria metà campo. Caronia verso ancora Messina, questa volta c'è il fallo da parte del giocatore del Marsala Scarpitta e quindi calcio di punizione in favore dei canarini. Anche il pubblico ci sembra un po' come dire provato, scioccato dal vantaggio ottenuto subito dal Marsala 1912. Calcio di punizione da oltre 30 metri con il solito traffico al limite dell'area di rigore, barriera formata da soli due uomini. Cipolla tenterà di battere dalla lunghissima distanza. Ah, si tratta di Michele Settecase. Pallone basso, respinto dalla barriera e riparte il contropiede del Marsala, addirittura 4 contro 3, ancora Messina per Lobue, il cross verso Sainei e attenzione Rizzo la stava combinando e poi il tiro che termina sul fondo da parte di Scarpitta. Ancora Sissé, lancio lungo a cercare di servire qualcuno del Mazzara come Calonia per esempio, ma la palla è preda ai difensori del Marsala come Ciancimino. Settecase, poi Lobue, perde pallone, poi ancora Giacalone, ha un passaggio errato, intendeva servire Lamia e riparte quindi il Marsala. Gamba altissima da parte di Giampaolo Giacalone su Ogdebor che è rimasto a terra. Calcio di punizione per il Marsala, anche in questa occasione i giocatori del Marsala chiedono l'ammonizione, ma insomma si è trattato di un gioco pericoloso, non certamente di un calcio di punizione, di un fallo volontario. Adesso anche i giocatori del Mazzara vanno a chiedere qualcosa all'arbitro giudice. Quando siamo arrivati esattamente al 17° minuto con il Marsala 1912 in vantaggio grazie al gol al 7° minuto, all'autogol di Cipolla sull'attacco di Sainei.
In realtà dovremmo valutare, poi lo faremo con le immagini, se il pallone di Sainei fosse finito in porta, se insomma in quel caso non si dovrebbe parlare di autogol, ma vedere, insomma, sono dettagli. Lobue in avanti sulla fascia, affrontato da Giacalone, pallone lungo ancora per Di Peri, il suo cross anticipato il difensore del Mazzara e poi il tentativo di tiro da parte di Scarpitta. Il Marsala attacca, il Mazzara cerca il contropiede ma è sbagliato l'allungo verso Messina. Comincia a spazientirsi un po' il pubblico, Mazzara sottotono fino a questo momento, soprattutto negli uomini chiave. Abbiamo visto poche azioni di Concialdi, abbiamo visto poche azioni di Sette Case e insomma Mazzara dipende tantissimo dai suoi due fuori classe, per così dire. Ciancimino, lancio lungo in avanti, è stato atterrato Scuderi e quindi il calcio di punizione è per il Marsala. Di Peri verso Ogdebor, il contrasto con Giacalone ed è calcio d'angolo, dice l'assistente di linea. Per il signor Di Paola l'ultimo a toccare è stato Giampaolo Giacalone. Calcio d'angolo è il terzo per il Marsala 1912. E lo stesso Ogdebor, cross basso, respinto dalla difesa, sempre il numero 7 del Marsala sul pallone, affrontato da Michele Sette Case che gli allunga il pallone in fallo laterale. Calma, dice Lobue, attende lo smarcamento di Ogdebor e poi deve intervenire Accardo per allontanare il pallone, subisce il fallo poi da parte del numero 7 del Marsala. Sainei, e quindi calcio di punizione per il Mazzara. Accardo all'indietro per Sissé e poi Cipolla. Riparte lenta l'azione del Mazzara, lancio lungo, non si intende con Concialdi, quale chiedeva palla in una zona diversa del campo. In pratica un pallone regalato agli azzurri di Giovanni Iacono. Riprende il gioco con Cammareri che serve Scarpitta, poi Sainei è in posizione di fuorigioco, si deve ribattere ancora, no, è semplicemente fallo laterale. Anche noi eravamo rimasti un po' insomma distratti. Ancora il pallone lungo verso Messina, colpo di testa di Urruti, poi Caronia Lamia e ancora Sette Case ha lo spazio per il cross, viene affrontato da Lobue, parte il cross, Messina di testa, Concialdi dentro l'area di rigore, il cross, poi Ciancimino a respingere ma è sempre Concialdi dentro l'area, si porta a spasso Cammareri e poi ancora Ciancimino che interviene di testa e poi Sainei, addirittura il ripiegamento difensivo che mette in fallo laterale. Prima vera azione d'attacco combinata da parte del Mazzara e Concialdi a ricevere da Rizzo, poi è costretto all'indietro per Cipolla, il cross, il colpo di testa ancora da parte dei difensori del Marsala e poi il lancio verso Scuderi nel contrasto con Accardo, il fallo è dell'attaccante azzurro e riparte quindi il Mazzara con Cipolla. Ancora i due difensori centrali, Accardo verso Michele Sette Case sull'out di sinistra. L'arbitro ha segnalato un fuorigioco, l'assistente di linea dall'altra parte, il signor Testai, ha visto qualcuno oltre la linea difensiva del Marsala, che dobbiamo dire sta controllando la gara al di là dell'azione pericolosa del Mazzara di un minuto fa.
colpo di testa di Accardo, poi ancora Rizzo, ma è il Marsala ancora con il solito numero 10 Messina, davvero giocatore che stiamo ammirando tantissimo. Domenico Messina, che tra l'altro ricordiamo giovanissimo anche nel Mazzara. Parte Ogdebor, era in fuorigioco comunque Scuderi, ma la palla è preda di Sissé, quale offre il pallone ad Accardo. Caronia, anzi era Messina, che però è stato abbattuto letteralmente da battipiedi. Accardo ancora, Caronia ha tentato di servire con Cialdi, non ce l'ha fatta, poi Urruti ancora in avanti, niente da fare. Sainei tenta di servire subito, ancora Domenico Messina, poi il colpo di testa di Di Peri, la palla ancora per il Mazzara con Lamia, ancora Caronia nella zona di Concialdi, affrontato da Alessandro Cammareri, ma è Concialdi a venire verso il centro del campo e a servire ancora Rizzo, che è arrivato da questa parte, ha cambiato i due esterni bassi, Tarantino. Giampaolo Giacalone adesso è sulla destra, attenzione a Messina dentro l'area di rigore. Concialdi si prepara al tiro, cincischia forse un po', ma poi riesce a servire ancora per il close. Il colpo di testa è stato di Caronia, che ha sfiorato il gol proprio sul cross di Giampaolo Giacalone, crediamo che si è schierato dalla parte opposta del campo. Dicevamo, ha cambiato i due esterni bassi Tarantino, adesso Rizzo è venuto qui sotto la tribuna, mentre Giampaolo Giacalone è andato dall'altra parte. Proprio Giampaolo ha messo questo cross interessante per la testa di Caronia. Ancora Mucchio a centrocampo e pallone che termina in fallo laterale per la rimessa in gioco da parte del Mazzara. Cammareri con le mani ancora verso Sainei, attorniato da tante maglie gialle, finisce col perdere il pallone, poi gli termina anche un pallone sul volto, ma in maniera direi involontaria. Accardo, Cipolla, pallone per Concialdi, anticipato da Alessandro Cammareri, e ancora in avanti il Marsala, attenzione Sainei, il cross, ci mette una pezza Accardo, poi Michele Settecase affrontato da battipiedi che ha la meglio, poi Sainei gli allunga il pallone in fallo laterale, ancora Giacalone, fallo laterale per il Marsala 1912. Riparte il Mazzara con Messina, anzi era Michele Settecase, che buon lavoro di Lamia, che adesso riesce a offrire Concialdi, che ha un po' di spazio. Concialdi si accentra, il tiro alto sulla traversa. Adesso il Mazzara un po' si è svegliato dal torpore e insomma si fa vedere di più in attacco rispetto ai primi minuti, quando siamo al 28esimo minuto del primo tempo con il punteggio di 1-0 in favore del Marsala 1912.
la rimessa in gioco da parte di Maltese, il colpo di testa di Rizzo, poi ancora Messina vince un contrasto ma non controlla palla in fallo laterale per la rimessa in gioco di Lobue. Colpo di testa da parte di Ogdebor, poi mette la palla a terra Caronia, poi Urruti non riesce a raggiungere il pallone e così Scarpitta fa ripartire l'azione del Marsala con questo lancio lungo da parte di Ciancimino che però termina direttamente tra le mani di Sissé. Accardo riparte il pallone per Caronia, ancora Giacalone con Cialdi, c'è l'allungo su di lui da parte di Cammareri, fallo in favore del Mazzara, ancora con Cialdi ma deve essere battuto in maniera corretta e calcio di punizione, ancora con Cialdi, si accentra, cerca di servire Lamia, poi ancora il Mazzara, Urruti offre a Rizzo affrontato da Ogdebor, poi ancora il Mazzara, anche questa volta è con Cialdi che smista il gioco per Rizzo, all'indietro non trova sbocchi e quindi dopo aver passato la palla indietro è ancora con Cialdi per Sette Case, pallone troppo lungo, non funzionano i soliti meccanismi nel Mazzara, grazie anche dobbiamo dire all'attenta prestazione del Marsala che quando arretra davvero chiude tutti gli spazi. Urruti poi ancora con Cialdi, il tiro da fuori di Concialdi, la palla che sfiora il palo, aveva dato davvero la sensazione del gol al 30° minuto, l'iniziativa di Concialdi, Mazzara vicino al gol almeno in un paio di occasioni, ma il risultato non si sblocca per i canarini, 1-0 per la formazione tra parentesi di casa del Marsala 1912. Ancora tenta di andare avanti il Mazzara, il pallone ancora per il solito Concialdi, il cross tagliato, il colpo di testa da parte di Lobue, poi ancora colpo di testa di Ciancimino ad allontanare, rimette il pallone ancora Urruti, il pallone nella zona adesso di Accardo, pallone che arriva a Messina, il tentativo di tiro mira sbagliatissima, Mazzara adesso ha preso l'iniziativa sicuramente, magari lo fa in maniera non brillante come ci aveva abituato nelle precedenti partite, ma comunque dobbiamo dire che da qualche minuto è in pressione sul Marsala 1912. La rimessa di Giovanni Maltese verso Ogdebor, colpo di testa di Rizzo, poi Sette Case, poi Lamia, poi Messina. Si apre il pallone per Concialdi che ha spazio, affrontato da Alessandro Cammareri, Concialdi contro Cammareri, Concialdi con il sinistro ed è Cammareri a mettere in calcio d'angolo e dovrebbe essere il primo tiro dalla bandierina da parte del Mazzara con Piero Concialdi pronto alla battuta. Tutto il Mazzara praticamente dentro l'area di rigore, arriva il cross e Giovanni Maltese che smanaccia il pallone e lo manda in fallo laterale, qualche protesta per qualche abbraccio di troppo in area di rigore, ma sono cose normali dobbiamo dire soprattutto in queste categorie. Fallo laterale per il Mazzara, pallone ricevuto da Messina, poi respinge il Marsala e il tentativo di contropiede da parte di Sanei viene frustrato dal fallo di Urruti.
Calcio di punizione per gli azzurri. Giovanni Maltese. Verso Scuderi, colpo testa di Accardo, poi Cipolla e poi parte ancora Caronia verso Concialdi. In due su Concialdi finiscono per commettere fallo, mentre è rimasto a terra proprio Cipolla nel contrasto con Davide Scuderi. Mazzara in avanti con questo lancio per Messina, pallone alimentato anche dal vento, finisce tra le braccia di Maltese, battipiedi, svirgola completamente il pallone, regala un fallo laterale a Rizzo. Lamia ancora all'indietro per Rizzo. Lo scambio con Michele Settecase, che è un po' accentrato la sua zona d'azione, d'influenza. Giampaolo Giacalone, il lancio sbagliato, ma poi c'è ancora Settecase pronto per Messina, che non riesce ad addomesticare il pallone, ma ancora Cardo commette però fallo sull'altro Messina, Domenico Messina, numero 10 del Marsala, e quindi guadagna un calcio di punizione la formazione azzurra. Ci avviamo alla parte finale del primo tempo con il Marsala in vantaggio 1-0 grazie all'autogol al quarto minuto da parte di Cipolla sull'azione di Sainei. Lobue, ancora Ogdebor, poi Di Peri, lungo duello, alla fine viene fuori Lamia. Il lancio per Concialdi, ancora il solito duello Concialdi-Cammareri, questa volta il santo Cammareri ad avere la meglio, riesce a districarsi ma poi perde pallone, attenzione il Mazzara alla ripartenza, viene servito Messina ma è anticipato da battipiedi e poi ancora Sainei finisce per portare il pallone in fallo laterale, ma l'ultimo a toccare è Giacalone, quindi rimane a terra l'attaccante del Marsala 1912. Si rialza Scuderi ma è ancora a terra Sainei, che ha propiziato il gol con il contropiede micidiale che ha trovato spreparata la difesa del Mazzara, pallone che probabilmente sarebbe entrato, comunque Cipolla è stato l'ultimo a toccare, a mettere in porta, mentre da un po' di tempo si sta riscaldando Angelo Rosella nel Mazzara e vediamo proprio che sveste la pettorina, quindi Rosella pronto a entrare in campo, vedremo al posto di chi, probabilmente Tarantino, già in questi primi 37 minuti ha visto qualcosa che non andava e non ha voluto aspettare nemmeno probabilmente l'intervallo per fare il cambio. Pronto per entrare in campo Angelo Rosella, davvero mossa a sorpresa da parte di Tarantino. Vedremo chi sarà ad uscire. E uscirà Concialdi, no? Ah, esce il numero 15 Urruti. Sostituzione per il Mazzara. Esce il numero 15 Urruti, entra col numero 10 Rosella. Quindi cambio offensivo da parte di Tarantino,
che ovviamente non ci sta a perdere, quindi cerca il tutto per tutto. Con Cialdi viene anticipato, poi il Mazzara in avanti con Accardo nella zona di Rizzo, sette case ancora Rizzo, poi Lamia, Rizzo, è buono il contrasto di Ogdebor. No, l'arbitro ha fischiato il fallo, sette case verso Messina, poi il pallone dalla parte opposta dove c'è Giampaolo Giacalone. Caronia, Concialdi verso Messina, limite dell'area di rigore, Concialdi, non c'è fallo dice l'arbitro, era stato un po' caricato da dietro ma non così forte da essere un fallo per l'arbitro. Poi c'è Sanei che si porta il pallone fuori dall'area, fuori dal terreno di gioco. Rosella tocca il primo pallone, lo fa scambiandolo con Concialdi, pallone all'indietro sbagliato ed è Sainei a dare respiro all'azione con Domenico Messina che ancora una volta riparte e cerca di servire ancora Sainei che sbaglia tutto, aveva Scuderi a fianco a sé, dall'altra parte anche Ogdebor ha tentato questo tiro dalla lunga distanza, non ha colpito neanche tanto bene il pallone e quindi riparte il Mazzara. Caronia, Rosella si gira, atterrato da Scarpitta, sette case a spazio, ma era in posizione di offside e quindi azione inutile. Giovanni Maltese pronto per la rimessa in gioco. Lungo cross in avanti per Scuderi, colpo di testa di Cipolla, poi Sainei che si trascina il pallone fuori. Tentato di fare un po' il furbo Cammareri, ma ovviamente il pallone è per il Mazzara. E riparte adesso con il cross di Lamia verso sette case, aggancia Rizzo, sette case, ancora Messina, parte da dietro Messina, poi Rizzo, buono il suo tentativo ma ancora in fuorigioco, numero 9 del Mazzara che si arrabbia tantissimo ma bisogna stare attenti alla linea difensiva. Tratto Messina deve stare attento perché ricordiamo che è già ammonito. Maltese pronto alla battuta, 42esimo. Rizzo, poi il Marsala con Domenico Messina, cerca il tacco improbabile, poi regala fallo laterale al Mazzara. Prima mezz'ora davvero buona per Domenico Messina, adesso sembra un po' rifiatare. Colpo di testa di Sainei, ancora Messina, anticipato da Accardo, il lancio lungo di Lamia dove c'è Messina che insegue il pallone. Forse si accontenta del calcio d'angolo, così è. E ancora un tiro dalla bandierina quindi per il Mazzara. Pronto Michele Settecase, il cross, colpo di testa di Ciancimino. Poi Messina, Ogdebor verso Sainei, anticipato il ripiegamento. Giampaolo Giacalone sposta subito il pallone verso Concialdi, ancora a cercare Rosella, stop in aria,
palla per Sette Case che non si intende col compagno, regala palla al Marsala, ma è subito pronta l'azione del Mazzara con Caronia, con Cialdi, Caronia, Lamia verso Sette Case, affrontato da Lobue, ancora Lamia, poi Caronia, Lamia all'indietro per Cipolla, dalla lunghissima distanza Scarpitta intercetta e poi non riesce a ripartire Messina. Ancora il Mazzara in avanti con Rizzo, Sette Case, Rizzo e poi ancora Lamia, perde il pallone Caronia ma c'è il fallo di Scarpitta. Adesso si è rifugiato all'indietro il Marsala 1912, Rosella il tiro, non trattiene Maltese, chiaramente Rosella ha capito che a favore di vento bisogna cercare il bersaglio grosso. Il calcio d'angolo altissimo di Concialdi, calcio d'angolo inguardabile dobbiamo dire. E Mazzara sta cercando il tutto per tutto per arrivare al pareggio ma spesso non c'è la lucidità necessaria, forse proprio per la pressione, per il nervosismo dovuto al fatto di trovarsi in svantaggio. Pronto con le mani Rizzo. Un po' distratto in questa occasione Caronia, ma c'è Rosella verso Concialdi. Mette pallone giù Concialdi, affrontato come al solito da Cammareri. Concialdi, questa volta Cammareri gli taglia la strada, molto bravo. E neutralizza l'azione del Peperino in maglia giallo-blu. C'è un tre minuti di recupero intanto segnalati dall'arbitro. Quindi si giocherà per altri 180 secondi. Colpo di testa di Caronia, Rosella, ancora Concialdi, anticipo ancora di Cammareri all'indietro e Scuderi stava per avere la meglio, poi c'è stato il contrasto con Giacalone, fallo laterale per il Mazzara che aumenta i giri, affretta la battuta, ancora Accardo, Accardo contrastato ancora Caronia, riesce a mantenere il pallone, attenzione riparte il Marsala e vediamo il colore del cartellino per Accardo, è rosso per Accardo. Scuderi ha vinto un contrasto, si stava avviando verso la porta, fallo da ultimo uomo per così dire, chiara occasione da gol e non c'è stato nulla da fare, l'arbitro il signor Matteo Giudice di Frosinone non ha fatto sconti e ha mandato anzitempo negli spogliatoi il numero 6 del Mazzara, già reduce da una espulsione tre giornate fa in Coppa Italia col dattilo, sì. D'altronde se l'arbitro fischia il calcio di punizione lì e dobbiamo dire che il fallo ci stava, non può esimersi dal mostrare il cartellino rosso. Strada in salita, strada in salita per il Mazzara che allo scadere del primo tempo si trova in svantaggio per 1-0 e con un uomo in meno, con un Marsala 1912 che oggi abbiamo ammirato per concretezza e pragmatismo. Dobbiamo dire che fino a questo momento la squadra azzurra rispecchia un po' il carattere del suo allenatore Giovanni Iacono. Calcio di punizione con Ciancimino
battipiedi, scarpitta sul pallone e parte proprio Ciancimino, tiro basso e poi c'è un calcio di punizione per il Mazara. Cipolla, Caronia ancora verso Concialdi, ormai mancano spiccioli di secondi alla fine del primo tempo, si complica la vita Caronia, anzi Lamia, e regala il pallone al Marsala. Marsala che sta approfittando assolutamente, intanto scoppia un petardo clamoroso qui allo stadio di Novaccara. Cipolla, dobbiamo dire che questo petardo ha spaventato un po' davvero tutti, è stata una deflagrazione clamorosa che è davvero fatto tremare tutti. Va bene, il Marsala, attenzione Scuderi in area di rigore, Scuderi in area di rigore, Scuderi il tiro, tiro cross e la parata di Sissé, Sette Case tenta di scuotersi ancora verso Concialdi, poi Lamia, Rosella anticipato e l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Fine del primo tempo con il Marsala 1912 che conduce 1-0 grazie all'autogol di Cipolla al quarto minuto. Marsala 1912 che ricordiamo è in 11-10. Ci risentiamo tra un po' per il secondo tempo. Gentili telespettatori, bentornati in visione qui a Canale 2 per il secondo tempo dell'incontro di calcio tra Marsala 1912 e Mazara, che si gioca al Nino Vaccara di Mazara del Vallo. Intanto c'è una sostituzione proprio durante l'intervallo, sta entrando il numero 22 che dovrebbe essere Baiata, difensore centrale ovviamente, quindi Baiata ha preso il posto. E anche il numero 19 è entrato, che è Curseri, quindi Curseri e Baiata. E vediamo adesso chi è uscito. Quindi due sostituzioni nel Mazara all'inizio di questo secondo tempo. Due sostituzioni all'inizio di questo secondo tempo che vede il Marsala in vantaggio per 1-0 grazie al gol, all'autogol di Cipolla sull'azione di Sainei. Marsala in 11-10 perché il Mazara ha avuto l'espulsione di Accardo proprio nei minuti di recupero. Vediamo cosa succederà con questi due cambi, ricordiamo che sono entrati Baiata, che prenderà ovviamente il posto di Accardo nella difesa come difensore centrale, Curseri che giocherà probabilmente sulla fascia avanzando il raggio d'azione, vediamo di chi, di Giampaolo Giacalone che forse è uscito, vediamo chi sono i due che sono usciti adesso, vediamo se riusciamo a capirlo. Allora il numero 2 Rizzo è in campo, intanto c'è questo rilancio di Sissé nella zona di Sané che viene anticipato da Concialdi. E poi ancora il Mazara che cerca di andare avanti, ma Cammareri capisce tutto. E allora 14 Caronia è in campo, Messina è in campo, Rosella ovviamente è in campo. Sainei in contrasto falloso con Rizzo, palla per Rosella, prende velocità Angelo Rosella affrontato da Lobue,
pallone per Lamia, il cross dentro, colpo di testa di Caronia, poi la respinta ancora con Domenico Messina che si destreggia a centrocampo e poi dall'altra parte è Ogdebor che va in velocità e c'è il contrasto con palla che termina in fallo laterale per il Mazara. Ancora qualche petardo che è scoppiato, dobbiamo dire che il petardo scoppiato alla fine del primo tempo qui al Nino Vaccari è stato davvero pauroso e un po' eccitato gli animi anche durante il riposo. Messina fermato in maniera non fallosa, dice l'arbitro, signor giudice di Frosinone. Ancora in avanti il Mazara. Attenzione, il tiro da parte di Sanei che sfiora la traversa. Quindi Michele Settecase, crediamo. Allora, Giampaolo Giacalone e Michele Settecase sono i due sostituiti nel secondo tempo dal Mazara, che ha fatto entrare in campo Curseri e Baiata, due difensori. Si libera intanto Concialdi, ma poi ancora il Marsala Giostrare con Scarpitta, poi ancora con Sainei, Rosella verso Messina. Respinge il pallone ancora a Cammareri, colpo di testa di Rizzo, poi Baiata, lancio lungo verso Caronia e poi ancora Sainei che va via a Rizzo, duello in velocità, conserva il pallone e poi c'è il fallo commesso secondo l'arbitro da Cipolla sul giocatore numero 11 del Marsala 1912. Calcio di punizione quindi per gli azzurri, schieramento con tre attaccanti da parte del Mazara, con Rosella, Messina e Concialdi, la linea mediana formata da Caronia e Lamia e poi in difesa il quartetto con Curseri, Baiata, Cipolla e Rizzo. È stato Scarpitta e poi il gran tiro da parte di Battipiedi con il portiere Sisse che comunque ha controllato la traiettoria, pericolosa comunque sopra la traversa. Quindi un 4-2-3 per il Mazara in pratica in questo secondo tempo, nel tentativo così di agguantare di nuovo il risultato, che lo vede in questo momento in svantaggio. Sainei affrontato ancora da Rizzo, gli allunga il pallone in fallo laterale. Ha rinunciato quindi Tarantino a Michele Settecase, che pur insomma riesce a essere sempre pericoloso pure in una giornata grigia come questa. Il tiro di Scarpitta, la parata di Sissé, il lancio ancora da parte di Sissé nella zona di Messina e colpo di testa e Ciancimino allunga all'indietro per Giovanni Maltese. Un po' di tempo perso da Giovanni Maltese, poi il lancio lungo nella zona di Scuderi e poi palla all'altro portiere Sissé. Cipolla,
spostato il gioco dalla parte di Rosella, che quale cerca di andare in velocità, ma Lobue è attento e con l'aiuto del portiere respinge, ma c'è ancora Lamia. Caronia, sbagliato il passaggio per Messina e riparte l'altro Messina, Domenico, inseguito da Cipolla. Domenico Messina in area di rigore, il tiro, la parata a terra di Sissé, davvero sgusciante, pericolosissimo Domenico Messina. Calcio d'angolo con Sanei pronto alla battuta. Il portiere Sissé sbaglia anche il rinvio. Cammareri con le mani. Sanei, Caronia pronto per ripartire verso Concialdi, ma Ciancimino è attento, pallone lungo che si perde tra le braccia di Sissé. Bagliata, ancora lancio lungo di Bagliata verso Concialdi. Concialdi e Cammareri, la palla termina fuori. Buon lavoro di Cammareri. Quando siamo al nono minuto di gioco del secondo tempo, ancora Lamia verso Concialdi, pallone che filtra per Messina e vede l'attaccante in fuorigioco, l'assistente di linea signor Antonino Di Paola tra le proteste del pubblico. E quindi si riprende col calcio di punizione in favore del Marsala 1912. Colpo di testa da parte di Cipolla, con calma Cammareri, Scarpitta all'indietro per battipiedi, poi attenzione Di Peri e al limite dell'area c'è un calcio di punizione per l'atterramento di Scuderi. No, il calcio di punizione è per il Mazzara, per simulazione ha ammonito battipiedi l'arbitro. Bisogna attendere il fischio dell'arbitro. Sissé, pallone lungo, colpo di testa, mancò, ancora fuori gioco. Segnalato dall'assistente qui sotto la tribuna. Pallone per Ogdebor, poi il contrasto a centrocampo con il fallo di Messina. Di Lobue, calcio di punizione per il Mazzara, lancio lungo verso Messina, tenta di allungare per Concialdi, poi Domenico Messina di testa, palla che non viene fermata e alla fine è preda dei centrocampisti del Marsala che guadagnano anche un fallo laterale grazie a questa azione di Di Peri. Scarpitta affrontato da Caronia, poi pallone in fallo laterale, non c'è fallo e quindi
il Mazara la possibilità di ripartire con Angelo Rosella. Colpo di testa, ancora l'anticipo da parte di Battipiedi. Il lancio per Messina, attenzione, Messina supera due uomini e poi in ripiegamento è Curseri a mettere il pallone in fallo laterale. Chiaramente l'uomo in più da parte del Marsala si fa sentire, soprattutto quando ci sono queste ripartenze. Fallo laterale in favore della squadra azzurra. Va Lobue con le mani nella zona di Ogdebor, ancora Lobue, scarpitta, anticipato da Caronia, poi il tiro dalla lunga distanza da parte di Cammareri. Sisse cerca Concialdi ma trova la testa di Peri. La palla ancora verso Baiata. Lamia, Baiata, non trova sbocchi l'azione del Mazara e qui un pericoloso disimpegno da parte del Mazara con il pallone che alla fine termina in fallo laterale, anzi sul fondo. La rimessa in gioco sarà per il portiere Sissé. Mazara un po' sconfortato, dobbiamo dire, ma dobbiamo dire anche che il Marsala sta aggredendo tutte le zone del campo in maniera continua, non lasciando spazio ai giocatori del Mazara. Cammareri con le mani nella zona di Sainei, colpo di testa ancora di Cipolla, poi ancora Sainei, ancora Cipolla, esce fuori col pallone verso Rosella, ma c'è Lobue, Ogbor, Lobue, il cross, Scuderi, Scuderi è in vantaggio, Scuderi, Scuderi tallonato dai difensori del Mazara, alla fine esce fuori Caronia, poi ancora aggredito Concialdi che però viene fermato. Rizzo, Sissé, lancio verso Rosella, Ogdebor all'indietro per Battipiedi, lancio lungo più che altro per guadagnare un po' di tempo e di spazio. Pallone in fallo laterale, ancora di Peri, poi il Mazara con Messina, colpo di testa, non riesce a superare la metà campo il Mazara, poi c'è Baiata, il suo colpo di testa, poi anche quello di Cipolla, palla in fallo laterale. Mazara davvero che non trova sbocchi. Cammareri dentro l'area di rigore, la presa alta di Sissé, il lancio nella zona di Messina e Concialdi, ma c'è Ciancimino che anticipa tutti, poi scarpitta, poi ancora il Mazara con Cipolla, riesce a mantenere il pallone in campo, Sainei, Sainei dentro l'area di rigore, Sainei, il tiro e la parata di Sissé. Ancora in avanti il Mazara ma senza idee, dobbiamo dire. Il fallo di Rosella, hanno protestato un po' i tifosi del Mazara convinti che la palla fosse fuori, quella recuperata da Sainei diciamo che era al limite. Ancora Sainei che guadagna un calcio d'angolo nel contrasto
con Rizzo. Mazzara che Marsala che con tutta tranquillità va a battere questo calcio d'angolo con Scarpitta. Il cross di Scarpitta e colpo di testa mancato per un soffio da Senei. Poi Scuderi. Anticipato il numero 9. Messina, colpo di testa, ma la palla è del Marsala, poi alla fine pallone abbrancato da Sissé. Manovra ancora il Mazzara con questo lancio per Rosella, ben appostato Ciancimino. Sanei, Scarpitta, poi ancora Ciancimino e pallone disimpegnato alla parte opposta in maniera errata. Lamia, Mazzara che dal punto di vista dell'impegno ce la sta mettendo tutta, sta trovando davvero grandi difficoltà. Messina, colpo di testa per Concialdi, fuori gioco di Concialdi. Contestatissimo l'assistente di linea sotto la tribuna. C'è ancora un cambio nel Mazzara, pronto a entrare Boyang. E ancora il lancio verso Concialdi, attenzione, Concialdi riesce ad agganciare, attorniato da Lobue e battipiedi, il cross ma è ancora battipiedi che allontana, attenta la difesa del Marsala. Vedremo quest'altra sostituzione, entra Boyang, esce il numero 17, entra il numero 17 Boyang, il numero 19, si tratta di Curseri che era entrato all'inizio del primo tempo, del secondo tempo. Quindi una sostituzione per il Mazzara. Entra Boyan, esce Curseri. Curseri era entrato all'inizio del secondo tempo, ha giocato appena 20 minuti. Ovvio che col Mazzara in svantaggio la sta tentando tutta. E adesso c'è un'altra sostituzione con il numero 3 che entra. Si tratta Virgilio, esce Messina, entra Virgilio ed esce il centravanti Messina, un po' arrabbiato dobbiamo dire, furioso Messina addirittura, che strappa la maglia, butta le bottiglie d'acqua, insomma davvero arrabbiatissimo per questa sostituzione, un po' di nervosismo davvero nel Mazzara, ne sta approfittando ovviamente il Marsala 1912 che in questo momento sta passeggiando sul velluto in vantaggio per 1-0 con un uomo in più e in più con una formazione abbastanza naif messa in campo in questo momento da Tarantino al 21esimo minuto del secondo tempo. Scarpitta. Quindi Boyang sarà il centravanti del Mazzara al posto di Messina e ad arretrare indietro come laterale basso e Caronia, Bayat, vediamo, insomma Mazzara è comunque in difficoltà nella fase difensiva. Boyang attacca questa palla ma Ciancimino arriva e senza tanti complimenti la manda verso il fiume. Adesso c'è un cambio anche nel Marsala con il numero 16 pronto, si tratta di Marino che prenderà il posto di Scuderi, quindi anche il Marsala sta operando una sostituzione con Marino per Scuderi.
l'arbitro non si è accorto che c'è il cambio richiesto dall'assistente, eccolo qua. Ah, l'arbitro ha fatto uscire Scuderi dalla parte opposta per evitare perdite. Per il Marsala, esce Scuderi, entra Marino. E quindi Scuderi si farà una bella passeggiata nel perimetro del campo. Ha voluto evitare perdite di tempo l'arbitro, signor giudice. Si riprende con un fallo laterale, mi sembra di capire, no? Calcio di punizione. Ecco, adesso la palla è buona. Boyang, cercato di fermare questo pallone, poi Sanei, Caronia, pallone intercettato ma subito perduto. Dalla parte opposta ancora il Marsala, il tiro, reclamano per un braccio i giocatori del Marsala. Boyang va ad attaccare ancora, ma è sempre il Marsala con Sainei a inseguire questo pallone che termina in fallo laterale. Fase abbastanza di stanca della partita, abbastanza confusa. E Baiata sbaglia tutto, non riuscendo ad appoggiare un facile pallone lateralmente. Mazzara, che anche dal punto di vista così del morale sicuramente è abbastanza provato. Boyang, ancora colpo di testa di Cammareri. Poi la palla su Sissé, un po' troppo precipitoso forse, ma alla fine il pallone arriva a Lamia, invitato all'azione ancora Caronia, eccolo in azione, poi Concialdi, Rizzo c'è la sua posizione, attenzione Rosella che si mangia un gol clamoroso imbeccato sul secondo palo da Concialdi. Rosella apre il piattone e manda il pallone fuori dai pali. Grandissima occasione per il Mazzara quando sono passati 25 minuti nel secondo tempo. Maltese, Marino anticipato da Cipolla, Rosella, ancora Lobue, poi Virgilio, Rosella, Virgilio ancora scambia con Lamia, Cipolla, tutto avanti il Mazzara, pallone per Rizzo, tra i più volitivi nel Mazzara. Rizzo cerca di superare Cammareri che gli allunga il pallone con esperienza e va via Sanei. Marino, Marino attorniato da tanti uomini, finisce col subire il fallo da parte di Lamia. E lo stesso Marino che va a battere il suo calcio di punizione, si è scarpitta che gli allunga la palla. Marino scarpitta, Rizzo è bravo ma finisce col servire ancora Marino. Al limite dell'area scarpitta, gira il pallone nella zona di Cammareri, lungo cross in aria dove c'è Domenico Messina che tenta la giocata della domenica e per poco non ci riesce con pallone che termina di poco fuori. Virgilio va via sulla fascia,
e poi alla fine guadagna un fallo laterale. Nessuno si muove nel Mazzara e alla fine pallone consegnato al Marsala. Sissé con i piedi, Sissé verso Bojang, caricato un po' da dietro, ma la stazza di Ciancimino è superiore. Sanei, anticipato ancora questa volta da Cipolla, poi Concialdi, braccato da Scarpitta. Concialdi cerca il varco, cede il pallone ancora Lamia, dalla parte opposta Virgilio. Mazzara sta tentando il tutto per tutto, parte il cross, il colpo di testa di Battipiedi che alla fine finisce in fallo laterale in zona attacco per il Mazzara, con Rosella e Virgilio nella zona di pertinenza del pallone. Riceve Lamia, ancora il cross di Virgilio, Battipiedi alza il pallone a campanile, siamo al limite dell'area di rigore, e poi Caronia tenta di servire Concialdi ma lo fa in maniera sbagliata, pallone che termina sul fondo. Mazzara che sta tentando il tutto per tutto ma le idee non sempre sono lucide. Maltese pronto a rinvio, colpo di testa ancora di Cipolla, Bojang ancora sovrastato da Ciancimino, Concialdi ancora, Bojang che riesce ad allungare di testa verso Rosella, anticipato ancora una volta da Lobue, poi Baiata, Ciancimino, Caronia, sbagliato il lancio per Concialdi, Cammareri con tranquillità, Marino, Sanei e Botego, Obdegor e poi ancora Caronia, a spazio Caronia ma si fa rimontare da Ogdebor e lo mette a terra, e poi sul rilancio la palla colpisce il volto di Ogdebor, ammonito Lamia. Manca pochissimo ormai alla fine della partita, siamo al trentesimo, siamo alla mezz'ora, insomma tempo ci sarebbe, ma il Mazzara sta un po' faticando, vediamo se negli ultimi minuti riuscirà a tirar fuori un po' di orgoglio. Protestano quelli della panchina del Mazzara con il guardaline per l'eccessivo tempo che si sta perdendo per questo incidente al giocatore numero 7 del Marsala, Ogdebor, dobbiamo dire uno dei migliori. Con tutta calma il numero 7 del Marsala si porta fuori dal terreno di gioco. Si riprenderà con il calcio di punizione con Ciancimino e Scarpitta sul pallone. Virgilio e poi Bojang, palla a terra, cerca di andare via, serve Rosella che però viene atterrato. Lamia pronto sul pallone,
poi tutti i lunghi vanno in area di rigore, compreso Cipolla, anche Caronia, anche Lamia, Concialdi. Colpo di testa invece è di Sainei e palla in fallo laterale. Concialdi mette pallone a terra, attenzione, in area di rigore, respinge Messina e poi Concialdi per Boyang, che mette un bel pallone al centro che sorvola tutta l'area piccola e termina fuori dalla parte opposta. Fallo laterale con Cammareri pronto, non hanno ovviamente intenzione di accelerare i tempi i giocatori del Marsala 1912. Poi è Marino che salta, palla per Sisse, ancora il lancio lungo, colpo di testa, anzi la battuta al volo di Battipiedi, poi interviene Baiata, lotta e poi c'è Lamia, pallone nella zona di Concialdi, affrontato da Cammareri. Concialdi, il cross, Rosella, attenzione, il tiro e la palla non è entrata, è stata respinta sulla linea, e poi c'è fuori gioco di Concialdi. Poi c'è qualcosa, scoppia un putiferio sotto la tribuna con Sainei protagonista e Rosella che è rimasto a terra. Incredibilmente la palla non è entrata con un salvataggio sulla linea, probabilmente di Lobue, mentre scene di nervosismo con Sainei che ancora viene tenuto dai suoi compagni e poi Concialdi. Non hanno gradito questo fuorigioco sbandierato dall'assistente giocatore del Mazara e stanno cercando di capire perché. E intanto il tempo scorre, siamo arrivati al 36esimo, 10 minuti alla fine, più ovviamente un ampio recupero. Adesso sembra tornata la calma, mentre si è fatto male un giocatore del Mazara che è andato a battere sul cemento probabilmente. Si tratta di Rizzo, ma intanto Marsala batterà questo calcio di punizione. Maltese in avanti, colpo di testa di Cipolla, fallo laterale. L'arbitro non permette l'ingresso ancora di Rizzo. Poi Ogdebor perde il contrasto e va via Concialdi. Guadagna un fallo laterale.
partita che si è innervosita, si è incattivita. Rosella adesso occupa la posizione centrale in attacco con Boyang sulla sinistra e con Cialdi sulla destra. Ancora con Cialdi, vince un contrasto e poi ancora con Cialdi, pallone scambiato con Lamia, con Cialdi, parte dal molto lontano. Lamia, attenzione Rosella, e la bella parata a terra di Maltese sulla percussione di Angelo Rosella. Adesso il Mazzara sta premendo tantissimo. Virgilio, lancio lungo di Virgilio, la respinta di battipiedi. Intervento a terra di Giovanni Maltese, dobbiamo dire grande esperienza a parte del portiere Lilibetano, che ha chiuso con tanta bravura il varco che si era aperto davanti a lui. Sissé nella zona di Boyang e poi Virgilio conquista il pallone, batti i piedi, manda il pallone senza fronzoli oltre la linea laterale. E c'è un cambio anche nel Marsala, dove sta uscendo il numero 7 Ogbeador ed entra il numero 17, si tratta di Amarasco. Cambio per il Marsala, esce Ogbeador, entra Amarasco. Quindi ennesima sostituzione anche nel Marsala. Il cross in area di rigore dove svetta Ciancimino, poi Cipolla nella zona di Concialdi e poi Rizzo, cerca di uscire fuori Rizzo, poi Cammareri ancora allontana, fase abbastanza confusa. Rosella di testa, Rosella, Ciancimino allontana ancora e Sanei. E commette fallo poi su Sanei. Cipolla. Nervosismo ancora. Sta accadendo davvero di tutto. Finale infuocato, partita che vive ormai su queste cose, con Sanei che si è buttato a terra. Giovanni Maltese pronto per questo calcio di punizione. Colpo di testa ancora di Cipolla, poi di Peri, Domenico Messina, Marino e poi ancora di Peri. Pallone per il neo entrato Amarasco, ma e adesso è Cipolla a uscire fuori con Cialdi, a spazio con Cialdi, Cammareri lo ferma in maniera fallosa ed è rosso. Seconda ammonizione per Cammareri. Seconda ammonizione per Cammareri, che ha commesso fallo su Concialdi lanciato nella metà campo, fallo tattico ovviamente, punito dall'arbitro con il secondo giallo. Adesso ristabilita la parità per quanto riguarda gli uomini in campo, quindi 10 contro 10, ma manca pochissimo ormai perché siamo esattamente al 42esimo, ci sarà ovviamente un corposo recupero, ma vedremo cosa succederà. Tutti
in area di rigore i lunghi del Mazzara così come precedentemente, quindi vediamo Baiata, vediamo Cipolla con Cialdi che batte questo calcio di punizione, pallone messo a centro ma è Battipiedi che respinge Sissé che si adopera in un dribbling al limite della propria metà campo, poi Boyang cerca di andare via, Boyang, poi il pallone per Virgilio, il colpo di testa, attenzione, protegge l'uscita di Giovanni Maltese, Battipiedi. Il rinvio, il colpo di testa all'indietro e di Baiata che regala un fallo laterale. C'è troppa gente all'ingresso del campo, probabilmente la palla non è nemmeno uscita fuori dal campo, l'arbitro deve far uscire fuori anche gente che non c'entra nulla con la partita. E infatti si procederà a una palla a due, perché la palla non è uscita di fatto, è che un signore che era lì l'ha mantenuta in campo. Palla 2 tra le proteste. E questa volta il fallo è calcio d'angolo. No, fallo laterale. Ancora per il Marsala, da un minuto che la palla è in quella zona. Sanei, Scarpitta, e lo stesso Sanei su cui rimpalla il pallone prima di terminare in fallo laterale. Ed eccolo il Mazzara ancora generosamente in avanti con Sissé, proprio portiere che si adopera in questo lancio nella zona di Rosella, ma Ciancimino ancora svetta di testa e manda il pallone in fallo laterale. Cipolla, pallone ancora per Rosella, fa buona guardia Ciancimino che respinge, poi Cipolla con Cialdi, pallone ancora per il fallo laterale del Mazzara nella zona centrale del campo. Baiata per Virgilio, il cross ancora di Virgilio, attenzione Rosella, di testa Rosella, aveva spazio, avrebbe potuto anche tentare di fermare il pallone. 4 minuti di recupero intanto segnalati dall'arbitro, 4 minuti di speranza per il Mazzara con Ciancimino che respinge. 4 minuti di recupero. C'è un fallo di Marino su Concialdi. Concialdi tutti in area. Parte, esce intanto Giovanni Maltese, riesce a respingere ma travolge anche un po' Rosella. Virgilio. Concialdi, a spazio Concialdi, la mette dentro nella zona però dove fa buona guardia ancora Maltese, poi Scarpitta, parte, attenzione Scarpitta arriva al limite dell'area ma poi è lo stesso Concialdi che va a recuperare il pallone. Pallone nella zona di Rosella, ancora il colpo di testa di Ciancimino mentre chiede ancora un cambio il Marsala. Rosella dentro l'area di rigore, Rosella, vediamo cosa decide l'arbitro, mi sa che ammonisce Rosella, ha ammonito Rosella per simulazione.
ha ammonito Rosella per simulazione. Avrebbe potuto sfruttare forse meglio Rosella questa occasione, non sappiamo, da questa distanza non ci siamo accorti se ci sia stato oppure no il fallo, però insomma, sostituzione intanto nel Marsala, l'arbitro è stato abbastanza deciso a non concedere il penalty in favore del Mazara, entra il numero 14 nel Marsala, si tratta di Daguanno. Pronto Daguanno a uscire, probabilmente l'uomo a terra dall'altra parte dovrebbe essere battipiedi, vediamo, anzi cambiata la sostituzione, entra il numero, sì, entra il numero 15 Agate, entra il numero 15 Agate ed esce il numero 8 Scarpitta, quindi esce Scarpitta, entra Agate. Scarpitta con tutta la calma del mondo, ovviamente. Sostituzione per il Marsala, esce Scarpitta, entra Agate. Naturalmente da due minuti il gioco è fermo, l'arbitro dovrà ulteriormente recuperare questo tempo perduto. Con grande esperienza Giovanni Maltese guadagna secondi su secondi, poi batte il calcio di punizione. Sissé, un uomo aggiunto in difesa con questi suoi lanci lunghi, colpo di testa di Boyang, attenzione, poi ancora Cipolla verso Concialdi. Concialdi cerca di ripartire, messo a terra ancora da Marino. Concialdi nella parte centrale verso Rosella, svetta ancora battipiedi che si è ripreso e parte via lo Bue, pallone in fallo laterale. Virgilio a tentare di servire Rosella, troppo lungo e troppo fuori misura il lancio, e ancora Maltese che non ha assoluti problemi a controllare il pallone. E lo manda direttamente più lontano possibile in fallo laterale. Pallone ancora per Baiata dalla parte opposta. Virgilio tenta ancora questa preghiera lunga in area di rigore. Concialdi non trova sbocchi. Poi col sinistro, attenzione, attenzione. Rosella fuori gioco. Maltese pronto per questo ennesimo rinvio, ormai manca davvero pochissimo, qualche spicciolo di secondo alla fine della partita con il Marsala in vantaggio 1-0, ha capitalizzato la squadra di Giovanni Iacono, il gol segnato in apertura grazie all'incursione di Sainei all'autogol di Cipolla. Marsala che vince in casa, dobbiamo dire, 1-0 contro il Mazara, pur se giocando al Nino Vaccara. Tanta delusione da parte di tanti sportivi mazzaresi, ma tanta soddisfazione soprattutto per il tecnico Giovanni Iacono, che è venuto a vincere qui sul campo di Mazara con il suo Marsala. Finisce quindi la gara, Marsala 1912 batte Marsala 1-0, dal Nino Vaccara è tutto.
0-0, Profavara Mussomeli 0-1, Canicattì Partini Caudace 4-1, Castellammare Licata 0-5, Dattilo Parmonval 1-2, Caccamo Alcamo 1-3 e Sport Club Marsala 1-0.